SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. È fissata per il 27 dicembre la prima giornata di vaccinazioni in Emilia-Romagna. In regione saranno vaccinati i primi 1000 operatori sanitari. Ogni territorio ha predisposto i luoghi delle somministrazioni e se per Cesena e Rimini è stata individuata la fiera, per Ravenna è stato scelto il Pala di André. Il 65enne che ha coltellato mortalmente il vicino di casa a Cesena ha risposto alle domande del GIP, mentre il suo legale ha dato il via alle mosse difensive e chiederà la perizia psichiatrica. Sull'uomo pendono accuse di omicidio per futili motivi e premeditazione, minaccia e porto d'arma fuori dall'abitazione. Ultimata a Ravenna la sala prove, in cui verrà testato un innovativo sistema di decontaminazione degli ambienti chiusi a cui sta lavorando il laboratorio di ricerca del Tecnopolo Universitario. L'aspetto innovativo del progetto è che la sanificazione avviene senza danneggiare le attrezzature e intaccare i materiali. L'economia regionale fa i conti con la pandemia e registra la caduta della produzione. Lo conferma l'analisi realizzata da Unioncamere regionale, la contrazione del PIL è del 9%, dopo i 5 anni precedenti che avevano visto l'Emilia-Romagna ai vertici per crescita, sviluppo e occupazione. Il comune di Savignano sul Rubicone investe in scuole e tecnologia nonostante il periodo di emergenza, con l'acquisto di nuovi strumenti tecnologici e l'allestimento di un laboratorio multimediale. Il prossimo acquisto previsto dall'amministrazione è una stampante in 3D. Basket. Sarà un derby dai due volti quello di mercoledì tra Ora Sì e Unieuro. Ravenna è stata sconfitta nel weekend da Napoli e cerca riscatto, mentre Forlì risulta ancora imbattuta dopo la quarta vittoria stagionale su Scafati. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti, bentornati alla nostra informazione serale. Come sappiamo sta arrivando il giorno della vaccinazione fissato per il prossimo 27 di dicembre. Saranno circa 1000 i personali medici e sanitari che saranno vaccinati nella nostra regione e sono già state definite le strutture appunto in cui avverranno. Andiamo allora a vedere tutti i particolari in questo primo servizio. Domenica sarà una giornata storica, hanno detto in coro il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l'assessore alla sanità regionale Raffaele Donini riguardo al 27 dicembre, la giornata scelta a livello europeo come Vaccine Day, il giorno dei primi vaccini. La regione assicura che è tutto pronto per la profilassi anti-Covid. Si parte con i vaccinatori, 975 tra medici, infermieri e operatori sociosanitari da Rimini e Piacenza che saranno in prima linea nella campagna. L'organizzazione della giornata è a carico delle singole aziende sanitarie sotto la supervisione dell'assessorato regionale preposto. Ogni territorio, assicurano da Bologna, ha già predisposto il luogo esatto in cui effettuare le somministrazioni. In Romagna, dove il 26 arriveranno 225 dosi, si tratta del Pala de André di Ravenna e dei quartieri fieristici di Cesena e Rimini. In quest'ultimo spazio, precisa il Comune, sarà possibile vaccinare 6 persone alla volta. I frigoriferi per conservare il siero sono già pronti. Il vaccinato sarà poi trasferito in una sala attigua per permettere la rotazione degli utenti. Questi spazi saranno utilizzati fino alla completa vaccinazione di tutta la popolazione. Le prime dosi, 9.750 in tutta Italia, sono quelle di Pfizer-BioNTech. Il grosso arriverà però nel 2021. Nel mese di gennaio l'Emilia-Romagna saranno destinate oltre 183.000 dosi che dal Belgio saranno prima inviate a Roma e da lì distribuite nei centri regionali.
Riguardo alla cosiddetta variante inglese del coronavirus, per ora non risultano casi di questa infezione in Emilia-Romagna. Prosegue intanto lo screening sulle persone rientrate dal Regno Unito nelle ultime 2 settimane che hanno l'obbligo di dichiararsi alle autorità sanitarie. Andiamo allora a vedere quali sono i numeri aggiornati del virus. In Emilia-Romagna si sono registrati 158.345 casi di positività, 1.162 oggi in più rispetto a ieri, su un totale di 19.892 tamponi eseguiti nel corso delle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri scende così al 5,8%. L'età media dei nuovi positivi è di 46 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 244 nuovi casi, 147 a Rimini, 139 a Modena, 131 a Ravenna, 125 invece a Reggio Emilia, 117 i casi registrati a Piacenza, 83 a Ferrara, 54 a Imola, quelli nuovi a Cesena sono 49, 46 a Forlì, 27 a Parma. Purtroppo si registrano ancora 68 decessi, di cui 12 a Ravenna, 6 nella provincia di Forlì Cesena e nessun decesso nel riminese. Crescono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 210, 7 in più rispetto a ieri, e sono 23 in meno invece quelli negli altri reparti Covid. Ma andiamo allora al nostro TR24 a vedere qual è la situazione invece a San Marino. Nella Repubblica si sono registrate nelle ultime 24 ore 40 nuove positività al Covid e un decesso. Lo comunica l'Istituto di Sicurezza Sociale sammarinese. Considerati 58 guariti, i casi attivi scendono a 295. All'ospedale di Stato sono ricoverate 22 persone, di cui 8 in terapia intensiva. Il laboratorio di ricerca del Tecnopolo Universitario di Ravenna sta invece lavorando ad un progetto che potrebbe rivoluzionare il sistema di sanificazione degli ambienti chiusi, dagli uffici agli autobus. Allora andiamo a vedere in quale maniera con il prossimo servizio. È stata ultimata a Ravenna, negli spazi di scienze ambientali, la sala prove in cui verrà testato l'innovativo sistema di decontaminazione degli ambienti chiusi a cui sta lavorando il laboratorio di ricerca CiriFrame diretto dal professor Andrea Contin. L'idea è quella di ridurre la quantità di ozono necessaria attraverso una combinazione con calore. Attualmente con una temperatura di 60 gradi circa il virus si inattiva, e ugualmente con concentrazione di ozono a livello di 4-5 ppm in aria si inattiva il virus. Però queste quantità di calore o queste quantità di ozono sono dannose per i materiali che normalmente si trovano negli uffici, tipo la plastica, le superfici in acciaio e altro. E quindi l'idea è quella di ridurre l'uno e l'altro ottenendo lo stesso risultato. Quali sono i tempi stimati per la realizzazione? Il progetto termina a fine marzo, perché la Regione, attraverso il programma PORFESR, ha finanziato il progetto. Sono progetti da 6 mesi più 2 di prolungamento. Abbiamo 2 aziende che ci hanno dato appoggio nel progetto attraverso anche la messa a disposizione di strumentazione, Ion Science e RES Italia, e che si sono dichiarate disponibili a una commercializzazione del prodotto finale. Passiamo alla cronaca, parliamo di un quarantenne originario del Mali che è stato picchiato e rapinato ieri sera in via Irnerio, nel centro di Bologna, da altri 2 stranieri, uno dei quali è stato rintracciato dalla polizia. Gli aggressori lo hanno avvicinato con una scusa, poi lo hanno afferrato per il collo e colpito, provocandogli una ferita al labbro, mentre l'altro gli ha sfilato dalla tasca dei pantaloni il portafogli con dentro 200 euro. Il quarantenne ha subito chiamato il 113 per segnalare l'accaduto e la polizia, intorno a mezzanotte, ha intercettato, sempre in via Irnerio, un soggetto corrispondente alla descrizione. Si tratta di un senegalese di 25 anni, già con precedenti, che è stato poi riconosciuto dalla vittima come uno dei 2 aggressori. Essendo trascorsa la flagranza, è stato denunciato a piede libero per rapina aggravata in concorso con ignoti.
E torniamo a parlare invece ora del delitto avvenuto sabato mattina a Cesena dal carcere di Forlì. L'aggressore ha risposto alle domande del GIP, mentre il suo legale ha dato il via alle prime mosse difensive. Vediamo quali. Lunedì davanti al GIP è stato convalidato l'arresto di Giuseppe Di Giacomo, il 65enne siciliano che sabato mattina ha coltellato mortalmente il vicino di casa, Davide Calpucci, 49enne, uscito a spasso coi suoi cani al Parco delle Vigne a Cesena. Di Giacomo ha risposto dal carcere di Forlì, dove si trova sottoposto a custodia cautelare, alle domande che gli sono state poste sul delitto, confermando quanto in sede di ferma aveva già detto al pubblico ministero Laura Brunelli. Come si legge sulla stampa locale, l'avvocato della difesa Filippo Raffaele ha già anticipato che se non lo farà il pubblico ministero, sarà la difesa a chiedere una perizia psichiatrica per Giuseppe Di Giacomo. Su 65enne pendono accuse di omicidio per futili motivi e con premeditazione, minaccia e porto d'arma fuori dall'abitazione. Nei suoi sentimenti di odio sviluppati nel tempo contro tutti i romagnoli in generale, in cima alla lista ce l'ha proprio la vittima, Davide Calbucci. Per delle querele reciproche datate 2016 e per tanti disaccordi di natura condominiale. Secondo il racconto di Di Giacomo, le ingiurie si sarebbero ripetute sabato quando i due uomini si erano incontrati nel parco dove portavano a spasso i cani. La vittima lo avrebbe aggredito e lui, per difendersi, avrebbe afferrato un coltello conservato nel cestino della bicicletta e che utilizzava per tagliare le erbette nei campi e con quello avrebbe colpito la vittima. Una, due, tre volte, non ricorda. Il racconto potrebbe essere comunque smentito dai due testimoni oculari. A fare chiarezza sulle modalità, invece, sarà l'autopsia. Torniamo al nostro TR24 per parlare di un'operazione della Guardia di Finanza. Articoli di bigiotteria non sicuri, bracciali, orecchini e collanine, oltre ad accessori per la cura della persona e anelli per piercing. Sono oltre un migliaio i prodotti di bigiotteria, tutti senza la marcatura CE, prevista per legge e potenzialmente non sicuri, sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bologna in un negozio a Ozzano Emilia nel Bolognese. Il controllo è stato fatto nei giorni scorsi nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di sicurezza dei prodotti svolti in questo caso dai militari della compagnia di Imola. Le anomalie riscontrate, tra cui l'assenza del marchio CE e di tutte le indicazioni riferibili alla composizione e alla provenienza degli articoli, hanno fatto così scattare l'immediato sequestro amministrativo di tutta la merce. Il titolare dell'esercizio, un commerciante di origine cinese, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Bologna per le sanzioni previste. Presentato invece online lo studio realizzato da Union Camere Emilia-Romagna con le stime di Prometea riguardo l'andamento economico della regione Emilia-Romagna nel 2020. È stato registrato un meno 9% del PIL. Andiamo allora a vedere anche tutti gli altri numeri e i dettagli nel servizio. L'economia emiliano-romagnola fa i conti con la pandemia e con la conseguente caduta della produzione. È quanto si ricava da Economia in Emilia-Romagna, analisi congiunturale e prospettive. Analisi realizzata in collaborazione da Union Camere e Regione con le stime di Prometea e presentata online. Gli effetti delle misure per la gestione della crisi sanitaria sul sistema economico, a partire dai mesi di lockdown, hanno determinato una contrazione del PIL del 9%. Dopo i 5 anni precedenti che avevano visto l'Emilia-Romagna ai vertici per crescita, sviluppo e occupazione. Nel 2021 è prevista una ripresa che va dal più 7,1% previsto ad ottobre al più recente più 4,5%. In ogni caso servirà ancora tempo per recuperare quanto perso nel corso del 2020. Le forze di lavoro si sono ridotte nel 2020 di meno 1,4% e nel 2021 la crescita compenserà parzialmente la perdita subita più 0,9%. Il sostegno all'occupazione conterrà nel tempo e nel livello gli effetti negativi della pandemia sul tasso di disoccupazione, che nel 2020 è salita al 6,2%, nel 2021 dovrebbe giungere sino al 6,9%. Sapevamo che i numeri del 2020 avrebbero attestato le difficoltà di un anno che entrerà nei libri di storia, ha dichiarato l'assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla. Ma anche grazie ai vaccini il 2021 segnerà l'inizio della ripresa. Ci aspetta la grande sfida della transizione e come regione siamo pronti ad accompagnare il nostro tessuto economico e lavoratori in questa impresa, impegnativa ma indispensabile per un futuro migliore.
La cesenata Eleonora Salvaroli, come tanti altri romagnoli, dovrà restare all'estero per questo Natale. Saranno festività atipiche per la studentessa che abita a Londra a causa delle misure restrittive, come sappiamo, imposte dal Covid. Vediamo. Eleonora, com'è la situazione a Londra in questo momento, insomma, di festa per il Natale? Cosa sta accadendo? È un po' traumatica come cosa. Ad esempio, sabato scorso, con un discorso di Boris Johnson, all'improvviso, dopo poche ore hanno chiuso tutto, cioè tutti i negozi non essenziali, e quindi all'improvviso siamo tornati al lockdown di marzo-aprile, così in poche ore. E è stata un po' traumatica come cosa, e in più soprattutto i voli, perché già da domenica si diceva che tutti i voli sarebbero stati cancellati, poi infatti so che da ieri, 21, sì, hanno praticamente chiuso tutte le barriere, tutti i confini, e siamo chiusi qui adesso, non possiamo più partire, quindi è una situazione un po', non so, un po' traumatica, perché così all'improvviso, cioè ci sono state poche ore di avviso, so di tantissimi italiani che avevano un volo per tornare a casa, per stare con la loro famiglia, ma niente, non si può, sono tutti bloccati. Non avevo il progetto di tornare in Italia, però il fatto di non neanche di poter prendere un volo adesso per domani, non so, mi sento un po' incastrata, diciamo. Un via vai continuo di persone e pacchi destinati ai più bisognosi. A Ravenna l'iniziativa delle scatole di Natale ha avuto un riscontro fortissimo e per certi versi inaspettato. Andiamo allora a vedere. Sono quasi 2.000 le scatole di Natale arrivate in queste settimane al punto di raccolta della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo a pochi chilometri da Ravenna. L'iniziativa, nata a Milano e poi replicata in varie zone d'Italia, ha fatto registrare un successo inaspettato. Gli stessi educatori della comunità per minori stranieri non accompagnati, infatti, non avevano messo in conto un flusso così forte di solidarietà da parte della cittadinanza. Le scatole hanno preso le direzioni più svariate tra dormitori, alberghi sociali, associazioni, cari, centri per le famiglie. È stato veramente una sorpresa incredibile l'afflusso di cittadini che sono arrivati qui da noi, e accoglierli è stato veramente un piacere, perché comunque si sono presentati in tanti e anche con bimbi, e questa possibilità ha permesso anche di fare in modo che si potesse spiegare ai bimbi che cosa volesse dire, anche chi è meno fortunato di noi, preparando questa scatola per i più bisognosi. E quindi è stato bello proprio anche ricevere le testimonianze di queste persone che hanno detto che in questo periodo così complesso, così delicato e di apatia in qualche modo per difendersi, sono riuscite a sentire un briciolo di entusiasmo per sentirsi utili anche per qualcun altro, insomma uscire di casa e fare qualcosa, no? Sentirsi di nuovo in movimento nonostante, insomma, le difficoltà che ci sono oggettive, ecco. Il comune di Savignano sul Rubicone investe in scuola e tecnologia con l'acquisto dei nuovi device e l'allestimento di un nuovo e importante laboratorio multimediale. Vediamo allora com'è andata questa inaugurazione. Dallo scorso anno scolastico, l'Istituto Comprensivo di Savignano sul Rubicone ha avviato una vera e propria rivoluzione digitale che vede i 9 plessi scolastici che lo compongono in rete tramite una connessione wireless. In questo contesto è stata incrementata la dotazione di device con l'allestimento di ben 4 laboratori multimediali nelle scuole primarie, con 100 nuove postazioni e computer di ultima generazione. Lo stesso è avvenuto anche per le scuole dell'infanzia, che sono state dotate di dispositivi digitali. Le aule dell'istituto sono state allestite con monitor interattivi di ultima generazione. Altre 30 lavagne in fase di consegna andranno a completare la dotazione, capace di connettere i processi di apprendimento dei nativi digitali alle loro sfere di interesse. La tappa più ambiziosa del percorso si è concretizzata con l'aula 3.0, allestita nella scuola secondaria di primo grado e che dispone di lavagne interattive su 3 pareti, arredi colorati, funzionali e versatili, connessioni internet con cloud dedicati, device mobili, stampanti multifunzione e molto altro. Abbiamo fatto un regalo a studenti, ai genitori e agli insegnanti, perché penso che sia una modalità per
diciamo così, concepire l'insegnamento dal punto di vista didattico e tecnologico molto moderna ed innovativa. Cedo ora la linea a Marco Rossi per il TG Sport. A te Marco. Grazie Romina per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Partiamo dal basket, lo scorso turno di campionato di Serie A2 ha visto il tonfo di Ravenna con Napoli per 54-69, mentre l'Unieuro ha travolto Scafati per 92-65. Le due compagini romagnole si affronteranno mercoledì alle 18 al Palacosta. Il derby di Romagna tra Orassi Ravenna e Unieuro Forlì è attesissimo da entrambe le fazioni, anche se si svolgerà a porte chiuse. Occhi incollati quindi al televisore per uno scontro che vede due compagini dal diverso stato d'animo. I giallorossi sono incappati nel KO con la GV Napoli per 54-69. Continua invece il momento d'oro dei biancorossi, vincenti su Scafati per 92-65. Noi abbiamo fatto una partita, secondo me, di grande spessore per 40 minuti contro l'avversario che fino ad ora stava, insomma, non dico dominando il campionato, ma comunque era al 100% di vittoria, aveva vinto la Supercoppa e quant'altro. E loro sono una squadra di ottimi tiratori, ma la statistica che saltava più all'occhio sono la squadra che va maggiormente in area fino adesso con la maggior percentuale di realizzazione. Noi con un po' di fortuna e soprattutto tanta applicazione da parte dei giocatori siamo riusciti a togliere sia l'uno che l'altro, e quindi il merito più grande sicuramente è dei miei giocatori che hanno fatto una partita di questo spessore contro un avversario così importante. Sicuramente oggi grandissima partita, grande gioia, però da domani testa Ravenna, un derby, partita durissima in trasferta e soprattutto contro una squadra con un po' le spalle al muro, quindi dobbiamo, niente, stasera ci godiamo la vittoria, ma da domani testa Ravenna, perché oltre che essere un derby è una partita molto molto importante. Cambiamo ora argomento e parliamo di calcio. Si chiude il 2020 per il Cesena con l'impegno vicino a casa di Imola. I bianconeri sono un treno in corsa, forti di 8 risultati utili di fila e 3 vittorie consecutive. Il fischio d'inizio è in programma domani alle ore 12.30. Abbiamo avuto la fortuna ormai di aver incontrato tutte le situazioni contro le squadre avversarie, quindi conoscevamo l'imolese fino a sabato, sull'identità che aveva, e avevamo già le idee chiare. Poi è arrivato un allenatore che io anche ho affrontato 3-4 anni fa in Serie C quando era Prato, che conosco bene, conosco l'identità che ha, l'idea che ha, però anche lì capire se in 2 giorni che idea si possa fare o cosa voglia intervenire è veramente difficile, quindi abbiamo deciso più che altro di focalizzarci su quello che è l'imolese in quanto organico, caratteristiche di singoli, e continuare a portare avanti il nostro lavoro. Quindi io credo che la squadra oggi sia pronta e per magari anche cambiare in corsa o capire rispetto alla partita che sarà la situazione ideale da sviluppare. Quindi abbiamo curato molto le nostre situazioni, cercato ancora anche in questi giorni di insistere sulle cose che magari tendiamo a mollare o a abbandonare durante la partita, e l'abbiamo preparata sotto questo punto di vista. È chiaro che crea delle difficoltà, ma la cosa che ci preoccupa di più è chiaro che è l'orgoglio degli avversari. Continuiamo a parlare di calcio e andiamo sul nostro portale tr24.it. Pasquale Catalano è il nuovo allenatore dell'Imolese. A seguito dell'esonero di Roberto Cevoli, avvenuto domenica sera dopo la sconfitta con il Ravenna, il club rossoblu era alla ricerca del tecnico da affidare alla conduzione della prima squadra. Una rapida trattativa ha portato alla firma tra le parti con il contratto stipulato su base annuale. E con questo è tutto per lo sport, Romina, te la linea. Ti ringrazio.
ringrazio Marco, noi ora andiamo a vedere insieme le previsioni meteo per domani. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Ci avviciniamo al Natale, ma la situazione meteorologica non cambia. L'Emilia Romagna risulta interessata da cieli spesso grigi oramai da molti giorni. Anche la giornata di mercoledì vedrà cieli grigi praticamente su tutto il nostro territorio regionale. E con qualche nebbia al confine con Lombardia e Veneto, qualche debole precipitazione sul crinale emiliano al confine con la Toscana, che aumenterà durante il pomeriggio sera soprattutto sui settori occidentali dell'Emilia, timidissime schiarite interesseranno parte della Romagna, specialmente l'Appennino. La ventilazione aumenterà sul crinale da sud-ovest, il mare risulterà caldo. Temperature minime che saranno comprese tra 6 e 8 gradi, valori massimi che oscilleranno tra 9 e più 13 gradi. Le temperature aumenteranno soprattutto nella giornata della vigilia di Natale, che si prospetta ancora una volta grigia, con precipitazioni in aumento sull'Emilia occidentale, ma temperature in aumento soprattutto in Romagna. Ma attenzione, la novità arriverà a Natale, perturbazioni in arrivo, aria fredda in arrivo, precipitazioni soprattutto nel pomeriggio sera, nevicate in Appennino che tenderanno a raggiungere quote molto basse nella serata proprio del 25. Per i dettagli vi rimando ai prossimi aggiornamenti. Per questa serata è tutto, buon proseguimento da Andrea Raggini. Per questa edizione è tutto, non abbiamo altri aggiornamenti, vi lascio dunque alla nostra programmazione, vi ricordo che la nostra informazione in diretta torna domani mattina puntuale alle 7:15 con la rassegna stampa. Grazie per l'attenzione e buona serata, arrivederci. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.